Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. E sì, oggi nuovo episodio nel mondo dell'angelo. Sono successe veramente tantissime cose negli ultimi episodi e ho visto anche che vi stanno piacendo, avete lasciato tanti like, quindi continuate questo supporto per questa serie perché così usciranno tantissimi altri episodi. Detto questo però è meglio se ci mettiamo subito al lavoro perché dobbiamo andare avanti e come ho detto prima, dato che sono successe tantissime cose, dovremo farne altrettanti. Dovremo soprattutto uscire da una situazione veramente complicata, perché se non sapete l'angelo sta arrivando proprio nella città, quel luogo che ritenevamo fosse sicuro, almeno per quanto riguarda l'angelo. Sì, c'è qualche essere strano che si aggira da quelle parti, ma l'angelo non è mai venuto da... E ora sta proprio per arrivare, il cielo è già cambiato, arriverà sicuramente, l'incubo che abbiamo vissuto potrebbe proprio avverarsi e non è per nulla bello. Vi ho anche fatto una domanda nello scorso episodio, cosa fare ora? Proveremo a combattere, proveremo ad aiutare gli altri, proveremo a inventarci qualcosa per salvare la città, perché se dovessimo perdere la città mi sa che non potremo di conseguenza nemmeno aiutare gli altri, o perlomeno saremo da soli. Ma noi ovviamente non è che combatteremo così a caso, utilizzeremo una strategia ben precisa, che adesso comunque vi dirò. Ed eccoci qui infatti in gioco, come vedete il cielo è rosso, sta per arrivare, ma... proveremo a fare una cosa che potrebbe forse aver senso, ovvero proveremo a dormire per tentare di avere un altro sogno, incubo, quello che sarà, ma che ci permetta di vedere il futuro o di ricevere aiuto, perché forse noi abbiamo questo potere di prevedere magari il futuro o comunque tramite i sogni riuscire a vedere quello che accadrà o avere comunque aiuti, vedere qualcosa che dobbiamo fare, combinazioni, strategie, cose di questo tipo. Quindi credo proprio che proveremo a dormire. Non credo che passerà la notte, chiaramente. Oppure ci risveglieremo che sarà tutto quanto finito. Ma noi, ovviamente, ora proveremo a fare qualcosa. E questa credo che sia l'unica cosa che possiamo fare. Quindi vediamo di dormire. E speriamo che di avere qualche visione, qualcosa. Vediamo un attimo. Ok, ci stiamo già... sta già accadendo qualcosa, eh. Ok. È successo qualcosa, infatti, ok? Siamo in un sogno o in un incubo ora. E in teoria potremmo forse scoprire qualcosa ora. In più. Vi ricordo il like intanto per questa serie, ma adesso vediamo un attimo se riusciamo a ottenere qualche informazione preziosa su quello che accadrà. O forse qualcosa, qualcuno ci mostrerà cosa dobbiamo fare per salvarci. Perché questo sogno, questo incubo non credo sia casuale. Infatti sì, siamo nel villaggio, chiaramente distrutto, attaccato dall'angelo. Ma possiamo fare qualcosa per evitare questo? Oppure no? Questa è la domanda che dobbiamo porci. E che chiaramente vorremmo una risposta, ma attenzione. Un rumore inquietante proprio in questa direzione. Potrebbe essere un segno, chiaramente, come dire, vieni di qua. Perché qua c'è qualcosa da vedere, no? Almeno così credo. Ok, qua infatti non ci siamo mai stati, mi sa. Però qui non si va da nessun'altra parte, cioè, ok. Questa zona con le teste, tracce strane e chiaramente del fuoco. Però qui non vedo nulla di particolare. Proviamo a dare un'occhiata qui attorno. Magari non è proprio qui preciso quello che dobbiamo vedere, quello che dobbiamo fare. Potrebbe essere magari da queste parti, no? Potrebbe essere, eh? Rumore inquietante. Oh! Oh mio Dio, c'è l'angelo! Attenzione, c'è l'angelo qua! Che cavolo significa? Oh mio Dio, è dietro le mura! È proprio dietro le mura! Oh mio Dio, è entrato! Cavolo, ok che è un sogno brutto questo, però... guarda qua! Oddio, ci sono anche degli esseri là! Sì, ci sono anche degli esseri! Oddio, sta attaccando... sta attaccando là, il tempio... il tempio! La casa dello stregone, del mago! Oh. Ok, mi sa che siamo... ci siamo risvegliati. Ok, questo è chiaramente un indizio. Mi sa che... abbiamo appena scoperto... da che parte arriverà l'angelo.
ad attaccare il villaggio, perché magari tutti quanti noi o tutti quanti gli esseri qui si aspettano che l'angelo arrivi da quella parte dove ci sono altri villaggi, dove ci sono anche, dove c'è anche l'ingresso, no? E tutto quanto, e invece arriverà proprio dalla parte opposta. Quindi forse potremo organizzare delle difese o qualcosa del genere. Sì, non resteremo nella casa come ci ha suggerito il nostro circa amico, ma ora forse sappiamo che l'angelo arriverà da quella parte e potremo intervenire. Dovremmo inventarsi qualcosa per difendere il villaggio, magari preparare una trappola, magari con la TNT che ho lasciato comunque qui da qualche parte. Non sarà scoperto, potrebbe essere pericoloso. Ti serve un'armatura degna. Dove la posso prendere un'armatura degna allora? Sì, è vero, comunque mi avete suggerito, potremmo provare a chiedere se si potrebbero magari dare dell'equipaggiamento, no? Se posso dare qualcosa, un'armatura, una spada decente. Vai al magazzino qui dietro, ne troverai alcune. Ringraziamo e andiamo nel magazzino qui dietro allora, perché dovremmo riuscire a trovare armature. Guardate qua, non le abbiamo mai viste prima, non so se hanno messo di recente, non lo so, però guardate qua, armature. Questo è il magazzino. Oddio, se dovessimo trovare anche della TNT potremmo chiaramente sfruttarla per fare una trappola. Allora facciamo una cosa, vediamoci subito un'armatura, vediamo come si chiama. Armatura del templare, armatura da templare o del templare, quello che è. Molto interessante questo. Ma infatti queste croci, oddio, sull'armatura anche qui, anche di quei guerrieri appunto, sembravano a riferimento a dei templari o cose di questo tipo. L'ho letto nei commenti oppure in live, non mi ricordo, però sì, sono dei templari questi. Ma infatti angelo, cose abbastanza mistiche di questo tipo. Allora, togliamoci l'armatura vecchia e mettiamo quella nuova, che non sembra darci in realtà effetti qui sotto, però forse sono buggati. In realtà forse l'armatura è più forte del normale, di conseguenza non appare qui sotto. La testeremo. Purtroppo la testeremo questa armatura. Teniamoci comunque quella vecchia, non si sa mai. Però sì, abbiamo proprio un set di armatura nuove. Ora siamo proprio come loro praticamente, guardate qua. Esatto, esatto. Vediamo un attimo se magari c'è anche qualcos'altro di utile. Ok, ossidiana potrebbe servirci. Sanson direi di no, però prendiamoli, non si sa mai. E adesso non prendiamo ogni cosa. Oddio, un arco potrebbe anche servire. Dai, non prendiamo troppe cose perché potrebbero servire chiaramente agli altri. A Reston sì, perché se vogliamo magari fare una trappola con la TNT, potrebbe servirci la TNT, la Reston soprattutto, per fare il circuito. Spada in ferro grande. Direi che possiamo chiaramente fare così. Abbiamo anche una nuova spada, quindi ora TNT, ok. Ne dovremo già avere parecchia noi. Però un po' di TNT in più credo che non faccia male, soprattutto in vista di questa missione decisamente complicata, no? Qua un piccone. Beh, un piccone potremmo anche prenderci, però no, ci prendiamo questo in netherite, ovviamente. Direi che questo è il nostro piccone definitivo. Altre cose qui, acciarino, no? Ce l'abbiamo, un po' di pane. Apriamoci giusto uno stack. Qui invece è vuoto. Qui altre armature e altre spade, però sembrano essere tutte uguali queste spade. 10 di danno non è affatto male, perché una spada in ferro quanto fa di danno? 6? Vediamo, sì, fa 6, quindi 10 è sicuramente molto meglio. E comunque se dobbiamo procedere in fretta, dobbiamo veramente procedere in fretta. Non abbiamo tempo per starcene qui, dobbiamo adesso subito creare una trappola con la TNT. Creeremo appunto una trappola. Andremo in quella zona dove arriverà l'angelo, in quella zona abbastanza vuota, dietro alle mura del villaggio, in una zona un po' abbandonata, dove non c'è nessuno che controlla. E creeremo una trappola con la TNT, faremo una buca e metteremo la TNT, così quando arriverà, abbiamo visto dove arriva, abbiamo visto precisamente dove arriverà, ovviamente poi attiveremo la trappola con tanta TNT e gli faremo male. Sei sicuro di voler combattere? Ci hai visti andare qui al magazzino e prendere l'armatura? Assolutamente sì. Sappiamo anche qualcosa. Ho avuto una visione, so cosa fare. Se vuoi provare, sei libero di farlo. Se serve aiuto, noi ti aiuteremo. Eh sì, abbiamo detto che abbiamo avuto una visione, un incubo, l'ha capito comunque. Quindi, noi ovviamente... Oh cavolo. Dobbiamo preparare la trappola. Perché arriverà a breve. E se non la prepareremo in tempo, tutto questo sarà inutile. Quindi dobbiamo veramente sbrigarci, perché sta arrivando. Avete sentito il suo rumore, il suo suono, ecco. Dobbiamo andare, in fretta. Lui è vicino, ed è molto forte, se... Assolutamente, lo sappiamo. Chiaramente se dovesse entrare qui nel villaggio, attaccare tutti quanti noi, vincerebbe lui.
Però, con questo piccolo vantaggio, potremo respingerlo perché faremo un attacco fortissimo con le esplosioni a fortissime addosso a lui e lui non potrà saperlo. Non ha ancora fatto il rituale finale, ma manca poco, dobbiamo anche impedire questo, dobbiamo anche tornare a salvare gli altri, vi ricordate? Quindi dobbiamo assolutamente darci una mossa e fare tante cose, perché ne abbiamo tante da fare. Ok, fai attenzione. Altra cosa non sto valutare, dobbiamo fare in fretta, prepararci per bene, non dovremmo esagerare con la TNT perché se ne mettiamo troppo potremmo distruggere addirittura il villaggio, quindi magari faremo anche una barriera con la TNT. E non si aspetterà questa cosa l'angelo, non potrà di certo aspettarselo. Ok, il mago qui si è andato, andiamo anche noi, prepariamoci, dobbiamo assolutamente andare, Se mai poi chiameremo anche aiuto, però, voglio dire, se ci sbrighiamo dovremo riuscire a fare tutto quanto in tempo. Dobbiamo andare qua dietro, esattamente qui dove siamo stati attirati noi, nel sogno, nella visione, e direi che da qui potremo iniziare a scavare e preparare appunto la trappola. Una cosa di questo tipo, dobbiamo scavare un po', recuperiamo anche la pietra qui ovviamente che ci servirà, facciamo anche un po' in qui ovviamente, però comunque mi ricordo, vicino qui arriva, dovrebbe arrivare proprio precisamente qua. Qui e sfonderà le mura e arriverà tipo a questa distanza. Evocherà anche i tagliateste che sono molto pericolosi, quindi attenzione perché arriveranno anche quelli. Cioè, immaginate, se non dovesse funzionare questo piano, i guerrieri qui dovranno anche affrontare i tagliateste che sono fortissimi. Secondo me un tagliateste potrebbe valere almeno 3 guerrieri, almeno, quei 3 guerrieri per farne fuori uno, forse. E ce n'erano diversi e non siamo in tanti qui. E noi partiremo molto avvantaggiati perché qui tagliateste non so se riusciranno a resistere a tanta TNT. Cioè non potranno resistere, dai. È impossibile resistere a così tanta TNT. Più anche l'angelo avrà finito la TNT. Dai, sarà ferito. Arriveranno i guerrieri anche, ci aiuteranno. Speriamo che vada bene. Prepariamo la trappola, sì, facciamo una buca, la riempiamo di TNT. Però faremo anche una barriera qui di ossidiana per impedire ovviamente che l'esplosione danneggi anche le case, perché sicuramente l'esplosione si propagherà parecchio e di conseguenza non vogliamo di certo che danneggi gravemente il villaggio. Quindi sì, faremo una barriera di TNT qui in basso, così almeno non rischieremo che accada qualcosa di brutto al villaggio e a noi, perché anche noi vorremmo stare da queste parti per attivare la TNT, quindi avete già capito. Allora dai, facciamo subito una cosa di questo tipo. Ecco fatto. La bella barriera di ossidiana. Sapete, ossidiana resiste a TNT. Ditemi anche che ne pensate di questo piano, Se voi avete idee migliori, ditemi, anche se purtroppo sarà troppo tardi. Però ditemi magari così, se dovesse ricapitare una cosa del genere, avremo delle idee diverse, precise. E magari imparerò qualche altra trappola con la TNT. Okay, direi che uno stack preciso, cavolo, preciso potrebbe anche bastare. Adesso dobbiamo chiaramente fare una cosa di questo tipo per attivare il circuito. Mettiamo chiaramente la redstone in questo modo e qui alterneremo ripetitori e redstone, così almeno non ci saranno problemi. Nasconderemo un pochino il passaggio. Qui nasconderemo tutto, tanto la sandstone non è un materiale resistente, lo sapete, Funzionerà questo piano? Non lo so. Facciamo così, scrivete ora nei commenti se secondo voi funzionerà. Scrivete ora, senza andare avanti con il video, ovviamente. Vediamo, giusto per testare anche la fiducia. Vediamo se lo farete, E già che ci siete, dato che aprirete la sezione dei commenti, un like, ecco. Vediamo quanti commenti anche raggiungerà questo video. Comunque che qua non è perfettamente nascosto, però sinceramente l'angelo non lo noterà. Secondo me non lo noterà subito, anche perché sarà chiaramente distratto, sarà impegnato ad entrare qui, distruggere, attaccare là, sarà anche impegnato ad attaccare là con i fulmini. Quindi dai, non dovrebbe notare una costruzione di questo tipo. Almeno spero, Adesso sì, facciamo un bel circuito lontano, ovviamente. Potremmo comunque magari, nascondere un pochino meglio qui, giusto per sicurezza. Sapete, visto che di sandstone ne abbiamo, non ci costa nulla nascondere un pochino meglio il circuito, giusto? Facciamo così, dai, direi che può andare decisamente bene, così proprio non si vede nulla. Potrebbe essere tranquillamente un passaggio sotterraneo questo. Non potrà indovinare l'angelo.
Quindi si direi di fare in questo modo. Direi di fare una cosa di questo tipo. E magari di attivarlo da qui. Abbiamo le leve, potremmo attivarlo con le leve. Attenzione, attenzione. Sì, ma comunque se avete notato i rumori provengono proprio da questa parte, Casualmente. Qui controlliamo un attimo. Perché qua mi sa che è... Siamo già sotto la TNT. Che stai facendo? Serve aiuto? No, tranquillo. Ho quasi finito. L'angelo, vabbè, ho scritto male, arriverà da qui. Faccio una trappola. Quindi sì, non ti preoccupare. Sì, ho scritto un po' male, ma spero che capisci. Aspetta, tu sai che l'angelo arriverà da qui? Ho avuto una visione. Non so, magari potremmo chiamare qualche guerriero qui, in modo tale da... sapete, se dovessero sopravvivere a un po' di tagliateste. Ci penso io. Forse si può chiamare un po' di guerrieri e portarli qui. Ok, fai bene, grazie mille per l'aiuto, Ci guadagni anche te, comunque. Qui si potrebbe chiamare chiaramente un po' di guerrieri per aiutarsi a combattere, proprio da qui. Direi che così può andare. Mettiamo qui la leva e direi che... non si attiva subito, giusto? No, ok, dobbiamo per forza attivarla. E direi che ci siamo. La trappola è praticamente pronta, no? Non si vede nulla, l'esplosione avverrà proprio qui. In teoria dovrebbe funzionare tutto, no? Dovrebbe essere tutto a posto. Sì, mi attira magari fare... non sarebbe male magari fare il circuito, così possiamo attivare da qui dentro per avere un po' di protezione, Non sarebbe male. Però a questo punto potremmo semplicemente magari, no, fare una cosa di questo tipo con l'ossidiana che abbiamo, così almeno potremmo proteggersi qui. Esattamente, sì, facciamo una cosa di questo tipo. Ne abbiamo solamente 6, però direi che così possa già andare bene, dai. Vediamo. E direi che ci siamo, così noi ci potevo proteggere qua. Attiveremo. Ci nasconderemo qui per resistere all'esplosione, anche da sotto saremo protetti. Dovrebbe essere tutto quanto organizzato, quindi, nel migliore dei modi, no? Speriamo che sia così, perché... non lo so, i dubbi ci sono sempre quando si fanno queste cose... un pochino pericolose. Però dai, tutto sembra essere in ordine. Speriamo che basti. Cavolo, 64 di TNT. 64 di TNT è tanta, Dovrebbe crearsi un'esplosione verso tutta questa direzione qua. Veramente elevata. Danneggeremo il villaggio. L'ossidiana li metteremo i danni. Ma sicuramente qualche pezzo di TNT, anzi qualche blocco di TNT volerà in giro. Ma... questo non possiamo farci nulla. Meglio qualche TNT vagante che l'angelo che entri qui distrugga tutto. Cioè, capite, no? Dobbiamo guardare la cosa meno peggio in questi casi. E controlliamo un attimo il circuito, visto che comunque deve ancora arrivare. Abbiamo ancora qualche minutino, forse. Ci sia tutto perfettamente funzionante, Chiaramente non possiamo fare un test per ovvi motivi, ma direi che ci siamo, Qua abbiamo anche nascosto tutto quanto bene. Sembra tutto nella norma. Teniamo la barra della salute e della fame al 100% sempre per poter correre e direi che a questo punto dobbiamo semplicemente attendere che arriverà, Sicuramente l'angelo sa che non è facile attaccare questo villaggio, ma lo farà. Quindi si sta un attimo preparando, credo. Va bene, intanto là vedi su con quella dei guerrieri che stanno guardando la zona, Sto controllando, insomma. Attenzione! Questo è anche più forte, Questo è anche più forte, mi sa che ci siamo, È vero, ma i nostri amici qua devono ancora tornare. Si diceva che faceva, ci pensava lui, non so se ha chiamato qualcuno, devono ancora arrivare, si stanno organizzando, non ne ho idea. Però spero che facciano in fretta perché temo che sia veramente vicino e che l'angelo stia utilizzando anche questi diversi poteri forti anche per farsi sentire così, Poi non lo so, sono tornati, hanno portato anche qualcosa. Oddio. Hanno portato un cannone! E se hanno portato un cannone! Se avrai ragione, lui si farà male! Direi! Hanno proprio portato un cannone! Perfetto! Attenzione all'esplosione, Però sì, esplosione lì, più cannone con l'angelo, dai! Ottimo! Il cannone farà parecchio male, non so quanto, ma... cavolo, dovrebbe sparare delle palle di ferro gigantesche! Quindi, in teoria... dai!
Questo non è un bel segno, eh? Non è un buon segno questo. Attenzione. Sta per accadere qualcosa, eh? Attenzione. Attenti, lui è qui. Eh sì, mi sa che è vicino, eh? Non sappiamo dove, ma... noi in realtà lo sappiamo, grazie alla visione. Arriverà da qui, eh? Poi l'angelo, se sopravviverà, sarà attento, perché capirà che noi potremo forse avere un... conoscere un modo per sapere le sue mosse. In anticipo, attenzione! Sta arrivando, eh? Sta arrivando. Eccolo, sì sì. Sta per entrare, eh? Sta per entrare, ok! Attiviamo, attiviamo! Eccoli, anche i tagliateste, attenzione! Bene, bene, bene! Esplosioni, esplosioni! Bene, 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 bene! Oh mio Dio! Ci abbiamo fatta! L'abbiamo respinto? L'abbiamo respinto! Oh mio Dio! L'abbiamo respinto! E anche la barriera di ossidiana ha funzionato! È stata una cosa veramente fulminea! Ma ha funzionato! Se n'è andato, sì sì! Oddio, qua è tutto distrutto, però... direi non male! E il cannone direi che ha anche funzionato, eh? Cavolo, che attacco combinatissimo e... fulmineo impeccabile! Non male! Ci siamo riusciti, ottimo! Sì sì! Ci siamo proprio riusciti! Ora però dobbiamo riparare qui le mura, perché... potrebbero chiaramente entrare esseri brutti da qui senza troppi problemi. Ok, che in realtà c'è una fossa, però... o che ci mettiamo della lava. Restate in allerta, dobbiamo ricostruire subito le mura. Esatto, la stessa cosa che abbiamo pensato noi. È venuto anche il mago qui a vedere la situazione. Ottimo. Molto, 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 molto bene, eh. Poteva andare peggio, poteva anche andare meglio. Beh, meglio di così, non lo so, eh. Una squadra si deve preparare. Dobbiamo salvare gli altri e fermare l'angelo, esatto. Ora dobbiamo andare a salvare gli altri che sono ancora imprigionati in quel tempio. Speriamo che siano riusciti a nascondersi fino ad ora. Facciamo, sì sì, ok, prepariamoci, perché ovviamente andremo anche noi. Quindi raggiungiamo la nostra casetta, e è qui, e vediamo di organizzarci, perché adesso rimane proprio una cosa molto importante da fare. Perché sì, nel prossimo episodio andremo proprio a salvare gli altri, e non sarà facile, quindi sì, ci aspetta un'altra cosa complicatissima. Vi ricordo anche il like se volete subito un altro episodio, e ci vediamo quindi nel prossimo video, live, episodio, quello che sarà. Alla prossima, ciao.